Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video che riguarda Isonzo, ma intanto ci facciamo una partitina a Verdun per vedere un attimino se è un gioco ancora vivo. Questo video perché lo faccio? Per rispondere alle domande che mi avete fatto nell'ultimo video, che è andato veramente molto bene. Ringrazio i nuovi iscritti, li saluto e ringrazio chi ha commentato. Allora, le domande più frequenti sostanzialmente non sono molte, sono sempre le stesse, quindi le riassumo abbastanza velocemente. Prezzo del gioco, allora, non si sa, ma presumo che si aggirerà intorno ai 35€, come il prezzo di lancio di Verdun e di Tannenberg. Se non ricordo male, avevo un prezzo molto vicino ai 35€. Adesso non so consigliarvi se prenderlo subito o aspettare comunque che il gioco cali di prezzo. Io onestamente lo prenderò proprio al day one, anzi appena sarà presentato in beta o in alpha. Io penso che sarò lì col mio portafoglio a comprarlo. Onestamente lo ammetto, anche a qualunque prezzo, 50€, non ci sono problemi. Li varrà? Non so, secondo me 35€ è il prezzo perfetto per un gioco del genere. Domanda onesta e corretta è stata: quando verrà pubblicato il gioco? Allora, il gioco verrà pubblicato quest'anno, probabilmente prima in alfa e poi in beta, giusto per avere un assaggio delle prime mappe. E poi verrà pubblicato, secondo me, come gioco completo l'anno prossimo, più realisticamente. Sono un po' di bombe a mano? Eh già, che mi lanciano i miei compagni, ma che bravi. Aiuto! Ehi! Help me! Benissimo, abbiamo già fallito l'offensiva. Adesso ci prepariamo al contrattacco nemico. Qui, nelle nostre trincee, troviamo un punto dove posizionare la nostra Lewis. Ho rubato il posto. Ricordiamo che questi giochi qua solitamente sono one shot, one kill, a parte per le armi corte, per le pistole, come avete visto. Quindi non c'è bisogno di un headshot vero e proprio. Mi avete anche chiesto se uscirà per PlayStation 5 e vi posso dire di sì. Tra l'altro lo dicono anche loro, ma mi si è buggato però certe volte. Lo hanno annunciato anche loro sulla loro pagina di Facebook e di Twitter. Sì, che sarà sostanzialmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox. Mamma mia, manco li vedo. Oh, ragazzi, per farvi capire quanto questo gioco è realistico. Pensate che una volta questo qua era la cruda realtà. Vi annuncio che dovrebbe essere introdotto anche poi il crossplay, soltanto però tra PlayStation e Xbox e non con noi di Steam. Quindi Steam e PC sarà a sé, mentre PlayStation e Xbox avranno il crossplay. Mamma mia. Come vedete, questo gioco non è per niente morto, ancora molto da raccontare. E tra l'altro, da quando è stato annunciato Isonzo, i server si sono riempiti. Tra l'altro l'hanno fatto notare anche un sacco di volte nella chat. E sono pronti. Sono pronti, molte persone sono pronte a comprare Isonzo e a giocarci, anche se di un gioco vero e proprio non si tratta, perché io questi videogame li considero più come un'esperienza, come una macchina del tempo sostanzialmente, non un gioco per divertirsi, non è questo lo scopo primario. Certo, è un modo per intrattenere, ma cosa c'è di meglio che imparare divertendosi?
divertendosi sempre tra virgolette. Infatti mi aspettavo un sacco di commenti negativi dai moralisti, perché qua in Italia c'è una community di moralisti che veramente è infinita, che comunque giustamente dicono che la guerra non è un gioco, per carità, sono assolutissimamente d'accordo, però come appunto già detto questo gioco ha lo scopo di ricordare e sostanzialmente portare l'utente a vivere quello che questi poveri soldati vivevano nelle trincee una volta. Non è un gioco per farsi due risate o per divertirsi come può essere un Call of Duty o comunque un Battlefield. Che Battlefield 1 era ambientato comunque nella prima guerra mondiale. Non voglio adesso entrare nei particolari di Battlefield, era tutt'altro che realistico. Collegandoci a Battlefield, che armi verranno presentate in questo gioco? Sicuramente quelle principali dell'esercito italiano. Non aspettiamoci armi strane, c'è i rigotti per esempio, che vabbè lasciamo stare, era niente di più che un prototipo. Dalla parte austriaca non esisterà l'Hellriegel, che anche esso era niente di più che un prototipo. Quindi armamenti sicuramente molto realistici. Non so adesso quali ci saranno, quelli che abbiamo visto nel trailer sicuramente. Quindi tutti i tre tipi di modello 91, Bodeo, Glisenti. A livello di mitragliatrici abbiamo visto la Fiat, ma sicuramente metteranno il Lewis. Ma farò un video a parte dove entrerò bene nei particolari quando anche avremo più notizie. Tanto mettiamo la maschera antigas. Comunque questo gioco ha una tragicità, ha un'atmosfera cupa, tutt'altro che divertente, ecco, se vogliamo dire così. Cioè è un gioco molto tragico. Quindi voglio dire a tutti quelli che hanno commentato negativamente il gioco, la guerra è stata ridotta a un videogame, mio bisnonno non avrebbe mai voluto essere in un videogame. Per carità, si può capire assolutamente, però secondo voi un ragazzo di oggi, insomma, è più attirato dalle storie che raccontano a scuola, che sono molto scarne, magre di contenuti, o è più attirato da un videogame? Certo, non è la cosa migliore, i libri funzionano bene, funzioneranno sempre, com'è stato così, non esistevano sicuramente questi videogiochi, però secondo me è un buon metodo per non imparare, perché è comunque un gioco ti fornisce un'informazione molto limitata, ma è un buon modo per iniziare ad appassionarsi a queste battaglie, a questi eventi storici. Nell'ultimo video mi avete fatto notare che sono stato il primo italiano a parlare di Zonzo e è una cosa bellissima, ma sono veramente preoccupato perché vuol dire che questo gioco sta passando qua in Italia, tra l'altro, perché in giro per il mondo ci sono un sacco di persone che lo compreranno. Basta scrivere. E aspettiamo le risposte per vedere che ci sono più gli stranieri che gli italiani che aspettano questo gioco. Ma guarda, l'ho lì sdraiato, vedete? Ci fosse un italiano che risponde, cioè noi italiani non sappiamo neanche dell'esistenza di questo gioco e tocca a me farvelo conoscere. Però è un vero peccato, perché ci sono persone del mestiere, youtuber veri, che secondo me dovrebbero portarlo a senza mezzi termini. Ok, siamo riusciti a penetrare nelle linee nemiche. Devo capire dov'è. Guarda, sarà qua ad aspettarci, no?
se mi date un po' di supporto, grazie. Ok, ci siamo, ci siamo. Troviamo un punto per difendere. Molto bene, molto bene. Voglio ricordare che i ragazzi che fanno questo gioco sono dei veri e propri appassionati, quindi da parte loro c'è la massima serietà ed attenzione nel riprodurre armi particolari, munizioni e tutto quello che serve per rendere realistico questo gioco. Quindi io sono sicuro che uscirà un ottimo prodotto. Non è possibile, ce li ho dietro. Porca paletta. No! Vabbè. Non mi viene in mente più niente, quindi io direi che possiamo salutarci. Commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di Isonzo Front. Se avete altre domande, non fatevi problemi, commentate qui sotto. Lasciate un like e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, così rimarrete aggiornati su questo videogame. E se siete appassionati di Prima Guerra Mondiale, ovviamente andate a cercare altri contenuti perché ne ho un sacco. E niente, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, un saluto.